Maria Giovanna Maglie. Sì. In un'era così, così totalmente profondamente post-ideologica come la nostra, in realtà è grottesco sentire ancora raccontare cose che avvenivano, per esempio, cos'è che diceva nel 1975 il vostro ospite rappresentante sindacale si gloriava di aver impedito di parlare ad Almirante insieme con tantissimi operai a Piazza del Duomo a Milano. Era intolleranza allora, era sbagliato allora come sarebbe sbagliato oggi, non è che è cambiato niente, si è cambiato niente da questo punto di vista, però è cambiata una cosa della quale una parte dei partecipanti a questi dibattiti si ostinano a non volersi rendere conto, che il movimento operaio di cui si sentono testimoni, portatori, padrini o padroni in nome dell'antifascismo è tutto con la Lega. E allora con questa roba, che è una roba devastante, bisognerà che qualcuno si decida a fare i conti. Cari signori, il Salvini che voi odiate, Salvini che voi odiate col corpo, con l'anima, con tutto quello che è il suo fare politica, è un leader del popolo, mentre invece dall'altra parte il leader del, non c'è più. Bene. Questo spirito popolare. Allora, a nome di chi state parlando? Arrivo subito. Finisco. Carmela. E quest'odio altro non è che lo strumento residuo che però ogni giorno agli occhi delle persone è sempre più residuale, sempre più in contraddizione con la realtà. È sconcertante. È sconcertante. Mi fai sentire compagna Giorgio. Compagna Maglie, che ha lavorato tanto tempo all'Unità. Renato. Vedi, io sono anticomunista certe volte, perché c'è una categoria, la peggiore dei comunisti, quelli pentiti. Vauro, solo gli imbecilli. Cara non compagna Maglie. Non l'hai mai sentito dire? Caro Vauro, solo cara gli imbecilli. Cara compagna Maglie. E ce ne sono da quelle parti, gli imbecilli, sai? Ma chissà come mai quando cambi idea. Quando eri all'Unità il Partito Comunista aveva le percentuali della Lega oggi. Pensa che strano. Adesso che fa questa avevo dichiarazione di amore per la Lega, è la Lega. Dei tuoi che e vabbè, questo poi non è. Lo sai che cos'è? Grazie lo compagna Maglie, hasta sempre. Lo sai Vauro, tu che se ti siedi sui libri che hai letto tocchi col culo subito per terra? Lo sai che cosa è la Lega oggi? È una arriva la compagna Maglie. Hasta sempre Maglie, hasta sempre Maglie. Ma tu sei sempre lo stesso imbecille invece. Sì, sì. Bene, sentiamo Giorgio. Almeno sono coerente nella imbecillità. Bene. Tu riesci a essere imbecille ed incoerente. Beh, chapeau. D'accordo. Sì, sì.